Che impressione l'ha fatto al primo allenamento? Così, perché, insomma, già se ne parlava da un po' di tempo, però la prima volta che... Insomma, sicuramente era... come tutti quelli che iniziano ad allenarsi con una nuova squadra, credo che il giocatore già lo conoscevo, lo conosciamo tutti per il suo trascorso, quindi non aveva bisogno di grande presentazione. In questo momento c'è bisogno di lavorare per trovare la forma migliore. È vero che non potrà giocare fino alla ripresa del campionato a gennaio, però è comunque uno che porta esperienza all'interno del gruppo, può essere importante da questo punto di vista averlo spogliatoio. Ma sicuramente se Paolo ha fatto questa scelta è perché sicuramente ne prende dei vantaggi. Ieri come è stato accolto dai compagni, dalla squadra? Va bene, anche perché, ripeto, è un ragazzo che già lo conoscevamo. Non abbiamo bisogno né di scoprirlo né di cogliere, insomma, nel senso che è un ragazzo che ha già dato tanto a questo sport e quindi lo si conosce. Gli ha detto qualcosa di particolare ieri la prima volta che l'ha visto? Oppure... No, di particolare niente. E di non particolare? Di non particolare sono tutte cose che si dicono. È un giocatore che praticamente si aggrega a una squadra dopo tanto tempo. Avete studiato una tabella di lavoro per tutto personalizzata che per fargli perdere quelle chicche in più, insomma, così? Sì, abbiamo creato un programma di lavoro normale, differenziato, anche se buona parte ovviamente lui in questo momento lo svolge con la squadra, e poi una preparazione fisica non tanto per perdere gli chili che lasciano quel tempo di trovo, sì, no, ma proprio per trovare la forma migliore per poter giocare, nel senso che per poter tenere più di una partita, questo lo sapevamo, infatti poi organizzavano anche degli amichevoli, ma non tanto solo per lui, anche per quali tornare a giocare poco, un po' come un friend, cioè un programma che noi seguiamo per ogni giocatore che deve arrivare una squadra perché non ci scopriamo per un po' di tempo. Amichevoli nel periodo della sosta comunque. Amichevoli nel periodo della sosta, vediamo gli impegni anche della squadra primavera, cioè sono tutte queste situazioni che stiamo valutando e si valuteranno giorno per giorno. Non ho capito un discorso, sì, legato al ritiro invernale, cioè avete già preso una decisione per ieri? Salvatore è stato vago. Sì, nel senso ha detto ma no, forse nel senso della Spagna, sta facendo la valutazione. Cioè, tu potendo scegliere cosa preferiresti? Io non sono come quest'estate. Sì. Io comunque. Cosa potrebbe servire alla squadra? La teragina sta molto. Ma sicuramente le temperature più calde aiutano a lavorare meglio. Poi è anche vero che se noi stiamo qua abbiamo la possibilità magari di fare qualche motivo in più. Per programmare una tipologia di lavoro in base anche a quelli a una cosa molto più specifica. Quando vai via invece hai in vantaggio della temperatura e un po' da magari perdi quello che hai, che quelle che sono le tue esigenze. Poi anche lì una cosa che si sta valutando, insomma, c'era questa idea, poi non male che poi stammi facendo. Quando c'è un'idea, poi perché ci dice che ci troviamo sempre tutti insieme e cerchiamo di valutarla? Perché ognuno di noi poi dopo esprime il proprio pensiero, no? I propri vantaggi, e quindi poi dopo si arriva a prendere la decisione migliore. Situazione infortunati com'è al momento? È uguale a quella della settimana scorsa. L'unico che oggi si aggregherà al gruppo è Galli, che quindi mi prenderà a lavorare con la squadra a tempo pieno. Quindi ciò ci vuole un po', insomma, perché... La cosa che valuterà il dottore domani, però penso che sia una cosa un po' più lunga di quello che almeno si pensava, ecco. Pollo? Visto che in difesa due dei tre difensori sono diffidati, cioè Piccioni che è fuori e quindi dovrà essere sostituito per forza. Può essere che uno dei due possa rimanere fuori sabato, anche in un'ottica di prestazione, perché chiaramente un giocatore diffidato che pensa fra una settimana c'è la sfida alla prima in classifica potrebbe
tenere un attimo la gamba indietro sapendo di essere in difesa, oppure glielo chiedo? No, non è così, perché ogni partita è un paio di punti, se cominciamo a prendere un po' tanto dall'altro. Questo l'abbiamo sempre fatto e continueremo a rispettarlo. È una regola che ci siamo dati e che proviamo a rispettare ogni volta. E poi spesso io scelgo anche in base molto alle caratteristiche magari degli avversari, a come stanno bene a livello psicologico, a livello fisico, riguardo molto durante la settimana i miei giocatori. E poi scelgo la formazione indipendentemente da chi è diffidato o no. Non è un problema da questo punto di vista. Il fatto di incontrare il Novara, situazione particolarmente difficile per loro, gioca sul sintetico, l'avversario si aspetta di trovare. Sicuramente un avversario che ha voglia di recuperare e di fare, io non più tempo per loro, mi dispiace. Ce la facciamo fare due minuti, già il martedì non devo fare nulla.